Cambio di palco e salutiamo i nostri ospiti. Guarda, partiamo da là, Gianni Gallo, Mario Calderini e Guido Bolatto. Poi facciamo le presentazioni con calma, anche perché facciamo un po' il punto di questa giornata al Future Channel. So che è di fretta, ma ci ha regalato comunque un pochino del suo tempo. Mario Calderini per Torino Social Impact. Cos'è presentare Torino Social Impact al Salone del Libro? Un salone della vita immaginaria, della immaginazione, della meraviglia, dello stupore. Grazie, buon mattino a tutti. Allora, Torino Social Impact è una coalizione di benintenzionanti, se vogliamo, che qualche anno fa hanno deciso di provare a regalare, promuovere nella città l'idea e il progetto di una nuova economia a impatto, cioè di un'economia e di una finanza che in qualche modo sia capace ad aggiungere, oltre agli effetti positivi che qualunque attività economica ben gestisce e produce, anche addizionalmente il tentativo di contribuire alla soluzione di problemi sociali o ambientali. Quindi di far nascere una microeconomia di impatto a Torino e nel nostro territorio. È una coalizione che ormai ha raccolto più di 300 organizzazioni, che vanno dalle grandi banche torinesi fino alle piccolissime associazioni di quartiere. E che fa alcune iniziative, progetta grandi iniziative di sistema, di formazione, di progetto di nuovi strumenti finanziari e anche di trasformazione culturale come quella che abbiamo fatto qui oggi, dedicata al giornalismo orientato all'impatto, cioè quel giornalismo che si rivolge all'identificazione e alla promozione di soluzioni specifiche a grandi problemi sociali. È stato un evento di grande successo. Perché l'abbiamo fatto? Perché, come dicevo, nonostante il paradigma, la cultura dell'impatto nasca nella comunità finanziaria ed economica, in realtà ormai attraversa tutte le professioni e qualunque ambito, e in particolare il giornalismo e la comunicazione. Quindi, diciamo, in questo sforzo di trasformazione culturale che sta facendo Torino Social Impact, abbiamo promosso questa attività specifica dedicata al giornalismo. Grazie. Una domanda che forse può apparire tecnica, ma in realtà, visto che hai parlato del giornalismo, nei corsi di aggiornamento per giornalisti oramai spopola il bilancio sociale. E adesso la domanda è, a Torino Social Impact, quanto il bilancio sociale, che in realtà dovrebbe essere uno strumento, forse lo strumento principe per raccontare quello, diventa cultura di impresa, sta diventando cultura di impresa, quanto c'è bisogno di formazione rispetto a questo, soprattutto formazione nel nostro modo di guardare allo strumento e all'agire sociale e valoriale dell'impresa. Certo, allora sono totalmente d'accordo, il bilancio sociale è un pezzo importantissimo della storia, ma non è tutto, anzi, se rimane solo quello è un po' pericoloso. Perché? Perché il bilancio sociale è uno strumento rendicontativo che viene alla fine, che racconta quello che si è fatto. Quello a cui noi dobbiamo puntare invece è avere non solo un bilancio sociale, ma un budget sociale, una cosa che viene ex ante, che viene prima In teoria il dell'esercizio. bilancio sociale dovrebbe anche dire quello che capiterà l'anno successivo. Esatto, deve esprimere una volontà di progetto sociale e poi deve essere uno strumento gestionale. In corso d'opera deve consentirci di capire cosa stiamo facendo, se lo stiamo facendo bene. Allora, ecco che il bilancio sociale diventa uno strumento Gli di imprenditori gestione. sono sensibili a questa Gli tematica. imprenditori stanno cambiando moltissimo. 4 anni fa chi parlava di queste cose veniva accolto, come dire, offrite una zuppa calda a questi che si occupano di poveri. Oggi invece è diventato centrale nella comunicazione, ma non solo, proprio nell'esercizio di impresa. Proprio per questo, una delle grandi, per venire alla tua domanda, una delle grandi cose che sta facendo Torino Social Impact è lavorare sull'educazione e sulla trasformazione culturale. Per esempio, abbiamo appena annunciato una partnership col Master di Giornalismo per cominciare a lavorare con i giovani che intraprendono questa professione sul tema, e alla fine la trasformazione e il cambiamento culturale sono la chiave. Se uno, come dicevi giustamente tu, ha gli occhiali giusti, guarda la realtà con gli occhiali giusti, poi tutto viene naturale. Il problema è far inforcare gli occhiali giusti alle persone. Mario, ti avevo promesso che avremmo fatto veloce, quindi Grazie, ti grazie a tutti. ringraziamo della presenza e ti salutiamo, ti auguriamo un buon salone. Arrivederci, grazie. Gianni, non so se ti sei sentito chiamato in causa, ma avevamo tutti gli occhiali tranne te, se vuoi adesso troviamo un ottico fuori dal salone.
Guido, bentornato a casa, ieri sei passato a trovarci, una zona che profuma molto di Camera di Commercio, un impegno, ci ha ricordato il Presidente Dario Gallina, che ogni anno è più importante, una costante in cui si crede ogni anno di più, con il Book Club, con il Future Channel, uno spazio dove poter parlare, chiacchierare, far parlare gli ospiti, in merito alle tematiche di Camera di Commercio, tu che salone hai iniziato a vivere tra ieri e oggi, preso da mille impegni, e chiedo anche a te qual è il significato di questa presenza. Il significato di questa presenza è quello che vogliamo raccontare anche al Salone, anche al pubblico del Salone, che cosa fa la Camera di Commercio nei suoi diversi ambiti, e poi offrire anche alle associazioni di categoria che sono all'interno della Camera, a tante imprese che partecipano ai progetti della Camera, a tanti imprenditori, appunto, un'opportunità per farsi conoscere al pubblico del Salone, e grazie a voi non solo, perché poi con questi strumenti la comunicazione gira. E quindi abbiamo deciso questo investimento importante già l'anno scorso e l'abbiamo ulteriormente potenziato quest'anno. Quest'anno abbiamo fatto anche la scelta un po' avventurosa di accettare di metterci in questo nuovo padiglione che è il padiglione 4, ma lo abbiamo fatto una scommessa ma ragionata, nel senso che siamo in mezzo al traffico, come si vede se si allarga l'inquadratura, siamo in mezzo al traffico ma siamo anche molto visibili, e quindi speriamo che appunto i nostri contenuti vengano diffusi. Oggi abbiamo iniziato con un evento col Museo del Risparmio, perché abbiamo anche, oltre allo studio televisivo, anche una sala in cui poter fare presentazioni e eventi, e la cosa bella è che eravamo già completamente full booked, come si dice, un mese fa, quindi c'è stata una bella risposta da parte di associazioni di categoria, imprenditori eccetera, per venire al Salone e occupare questi spazi, e di questo siamo ovviamente contenti. Dicevo, abbiamo iniziato con un evento con un Museo del Risparmio, proseguito con l'evento di Torino Social Impact di cui ha appena parlato Mario, e proseguirà l'attività ancora nel pomeriggio. Presenteremo il premio Vermentino della Camera di Commercio di Sassari, che ha premiato un autore turinese tra l'altro l'anno scorso, quindi è anche un bel l'abbiamo momento. Avuto ospite già anche l'anno scorso la comitiva della Camera di Commercio di Sassari, era presente nei nostri schermi, oggi replicheranno. E poi comunque continua tutti i giorni, fino a lunedì, questa bella tradizione di trasmettere attraverso di voi e far conoscere quindi i progetti della Camera di Commercio. Guido, noi a questo punto mi permetto di ringraziare da parte di personale di Rete 7 e da parte di quello che è il mondo dei ragazzi di Don Bosco per l'opportunità di dedicare qua il nostro tempo. Sono quelle partite, si dice, per chi maschia al bocconiano, win-win. No? Dove vincono tutti quanti, perché ciascuno ci mette un pezzo in più del suo, e un grazie anche alla collaborazione con tutto il personale di Camera, che è sempre accogliente, professionale, ed è un piacere lavorare con loro. Su questo l'applauso che sentite non è del pubblico qua, è di un'altra sala, però è andato bene così. Gianni, non volevo farti sentire a disagio per la mancanza degli occhiali, no? Però il mondo delle cooperative che tu rappresenti in realtà spesso ci vede bene e ci vede lungo, perché anticipa alcune questioni, alcune tematiche economiche e sociali. Quanto è importante questo ruolo di avamposto del mondo che rappresenti? No, l'altro microfono, ti chiediamo il passaggio all'altro microfono. Come vedi, eri senza occhiali e ti abbiamo dato il microfono fallato. Senza voce. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Ma guarda, partirei da quello che tu hai detto un relatore fa, quando hai parlato del bilancio sociale.
Il bilancio sociale, al di là dell'essere obbligatorio per un pezzo dell'impresa cooperativa, cioè dell'impresa, della cooperazione sociale, il bilancio sociale fa parte in modo costitutivo della vita dell'impresa cooperativa, perché nel momento in cui delle persone decidono di lavorare insieme con sostanzialmente due grandi obiettivi, il reddito personale ovviamente e il territorio in cui vivono e le realtà in cui sono immersi, stanno ragionando di impatto, valore e di conseguenza bilancio sociale del loro essere impresa nell'economia. Ed essere qui a discutere di queste cose dentro a Torino Social Impact, dove può essere più istintivo immaginare un ruolo del modello cooperativo, che peraltro la Costituzione cita proprio per questo in uno dei suoi articoli, ma essere oggi parte del mondo della Camera di Commercio in modo significativo nel ricordare come l'impresa cooperativa, per usare la metafora di Mario Calderini, non sia quella roba che si interessa dei poveri, ma che sia un pezzo di economia reale. Siamo, a seconda degli anni, il 7-8% del PIL nazionale, è fondamentale, perché allora sì che siamo l'avamposto. Siamo l'avamposto perché stiamo sul confine, ma nel senso buono. Non siamo spinti fuori verso i confini, ma siamo orgogliosamente il confine che si muove sempre tra questi due modelli. Per rendere quella porosità che poi costruisce il legame sociale. Una domanda a tutti e due, Guido e Gianni, legata più al mondo personale, facciamo un dietro le quinte. Cosa vi ha, quello lì bianco funziona? Quello lì, no, l'altro, perfetto. Cosa vi incuriosisce di questo salone? Cosa vorreste, se aveste un po' di tempo non istituzionalmente occupato, cosa vorreste andare a vedere? Dove porterai Guido i tuoi figli? Vorrei saccheggiare alcuni editori di un po' di libri, questo di sicuro. Comunque la cosa che mi diverte sempre di più, la presenza di un pubblico giovane, questo credo che sia anche un po' di speranza per il futuro dei libri, per il futuro dell'umanità in generale, no? Cioè, ieri ci si lamentava che si legge poco, forse è anche vero, però guardando meglio le statistiche scopriamo che chi legge non sono tanto i vecchi, ma sono più i giovani e soprattutto i giovani in età scolare, quindi credo che investire sempre di più su di loro sia importante. La cosa più bella, più divertente, è vedere queste frotte di scolaresche che si aggirano per gli stand incuriositi. Guido, ancora una domanda, mentre parlavi, tante le iniziative sostenute e promosse da Camera di Commercio che hanno una forte rilevanza per la città di Torino e per il territorio. Parliamo del Salone Internazionale del Libro, parliamo dell'ATP Finals, è recente il passaggio dell'Eurovision da Torino, più una serie però di altre iniziative che magari non sono così secondarie, ma che grazie al supporto di tanti enti rendono attrattivo questo territorio. Puoi ricordarcene qualcuno, anche qualche progetto che magari c'è in cantiere, che va oltre al Salone, ma è importante per Torino? Noi in genere cerchiamo di agganciarci ai grandi eventi per raccontare il territorio, perché questi eventi, parlato delle ATP ad esempio, non siano un'astronave che atterra una volta ogni anno all'Inalpi Arena e non lascia niente sul territorio. Quindi il nostro obiettivo è far conoscere sempre di più le bellezze del nostro territorio, perché chi è venuto a vedersi una partita di tennis o nel caso della Final Eight a vedersi una partita di basket o nel caso di Eurovision a ascoltare delle canzoni, poi abbia voglia di tornare magari con la famiglia, di portarsi a casa qualche prodotto del territorio, eccetera. Per questo cerchiamo sempre di agganciare a questi eventi, che siano essi sportivi o di altra natura,
penso anche al G7 che c'è stata la settimana scorsa, dei momenti in cui in maniera diversa presentiamo le eccellenze del territorio. Eccellenze del territorio che sono da noi selezionate e curate attraverso i nostri progetti, Maestri del Gusto, Torino Cheese e Torino Wine. Collaborazione che abbiamo iniziato proprio al Salone del Libro con i Maestri del Gusto e i Maestri Cioccolatieri nel lontano 2013-2014. Quindi è una tradizione. Gianni, qualche curiosità di questo salone? Poi siamo in conclusione con la diretta, ma Guido, noi ci vedremo poi nel pomeriggio, mi hai anticipato. Ma non mi aspettavo la domanda, e allora ti rispondo dicendo che sono arrivato al salone un po' impreparato, ma sono molto curioso di capire come mai si parla di vita immaginaria, perché c'è questo titolo, perché credo che ce ne sia veramente bisogno in un momento in cui siamo un po' schiacciati da una quotidianità che si sembra sempre solo negativa, sempre solo drammatica. L'idea di poterci immaginare, e quindi di immaginarci un futuro, una positività, un qualcosa di nuovo, mi sembra importante e fondamentale, quindi andrò a studiare come sono arrivati a questo titolo. Magari, visto che tu rappresenti il mondo delle cooperative, tante cooperative che si occupano di editoria, non dimentichiamocene, non schiacciamo le cooperative solo su un settore. Assolutamente no, usciamo dalla logica che la cooperazione si interessa meritoriamente con grande qualità, ma solo di disagio e di problemi, perché è un settore che copre tutta l'economia. Vi rilancio l'idea che l'Alleanza delle Cooperative ha uno stand editoriale all'Oval, dove le nostre imprese E allora possiamo farcela. Allora, mentre vi saluto, però abbiamo un ospite qua, cioè una persona rapita dal pubblico a cui rivolgere le nostre domande per vincere il premio di Camera di Commercio. Tu non lo sapete, se mi fate compagnia un attimo, così vediamo se possono chiedere un aiuto. Buongiorno signora, prego. Sì, deve proprio venire qua, lo so, è come dal dentista signora, ma passa, non facciamo neanche l'anestesia. Come si chiama? Craveri Laura. Laura, che cosa succede a questo salone? Contenta di essere qui? Sì, per il momento non sono ancora riuscita proprio a organizzarmi, perché c'è talmente tanta cosa. Lo capisco, contenta di essere al salone, un po' meno contenta di essere qui, è comprensibile. Una domanda di Camera di Commercio relativa alla città di Torino, alla bella città di Torino dove viviamo, per poter ricevere un premio che, eccolo, glielo facciamo poi dare direttamente dal segretario generale. Ecco, allora le faccio scegliere da 1 a 13 che numero vorrebbe. Il 13 non vince il Totocalcio, glielo ricordo. Il 3. Allora parliamo. A lei piace il Bicerin? Molto. Allora è un'esperta. Vabbè. Allora, il Bicerin è la bevanda tipica di Torino, e fino a qua lei lo sapeva questo? Sì. Perché lei vive in Piazza della Consolata? No, non vivo a Torino. Vive a Torino. Ingredienti base sono caffè, cioccolato e... Le do tre opportunità, perché sono bravo, cioè già è qua con noi a subire questo martirio. Amaretto, nocciole o panna? Quindi caffè, cioccolato e panna, nocciole o amaretto? Panna. Preparatissima sul Bicerin, allora... Ecco a lei la borsa di Camera di Commercio, e grazie di essere stata con noi. E Guido, noi salutiamo i nostri telespettatori, ci diamo appuntamento alle 2 per un'altra diretta. Senz'altro, non so se è una minaccia. Buon lavoro. Grazie, e linea alla regia.